schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch. Questo glitch non è il mio glitch che sto portando questi giorni, ma è un glitch di Tutto Facile France, quindi non l'ho scoperto io, ma l'ha scoperto Tutto Facile France. Potete andare sul suo canale che si chiama Tutto Facile France. E per fare questo glitch avete bisogno di queste tre attività, cioè le più costose ragazzi, gli appartamenti all'Eclipse Tower che sono i più costosi. Non funziona con il CEO, non funziona con altre cose, insomma, anche perché questi sono i più costosi, gli altri ci sono i più costosi. Quindi, fatto ciò, che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete andare a comprare delle... andate in economiche e andate a comprare dei garage economici e li mettete negli ultimi tre, ragazzi, questi che vi sto facendo vedere evidenziati. Non nei primi tre, ma negli ultimi tre della vostra lista. Comprate tutte e tre le, diciamo, le proprietà economiche che ci sono e siamo pronti per fare il glitch. Insomma, questo glitch, ragazzi, vi renderà all'incirca 1.400.000. Abbiamo calcolato che sia questo il prezzo effettivo che vi renderà il glitch e potrete farlo ripetutamente, insomma, cioè bypass, diciamo, no? Potete farlo tutte le volte che volete fino a che non verrà facciato, ovviamente. Quindi io vado a comprare l'ultima, vado a comprare l'ultima e una volta comprata l'ultima sono pronto per fare il glitch, ragazzi. Compro l'ultima proprietà, la metto all'ultimo posto. Come ripeto, ragazzi, mettetele negli ultimi tre posti, altrimenti il glitch non funzionerà. Negli ultimi tre slot che avete delle proprietà. Una volta fatto ciò, che cosa dovete fare, ragazzi? Ricordatevi, ve lo faccio ripetere di nuovo, che le proprietà più costose dovranno essere libere. Dovremmo poter acquistare queste proprietà, come nel mio caso, no? Vedete, acquista, acquista, acquista. Quindi, una volta che siamo sicuri di questo, che cosa dobbiamo fare? Premiamo la freccia in basso e andiamo nella storia. Una volta che saremo nella storia, andiamo su Franklin, ovviamente. Dobbiamo andare su Franklin per andare nella storia. Andremo nella storia. Una volta che saremo su Franklin, premiamo nuovamente la freccia in basso e selezioniamo Michael. Se siete su un veicolo dentro una casa, uscite fuori, altrimenti non vi avvierà la modalità regista. Premete il tasto touchpad, avviate la modalità regista. Una volta che avete avviato la modalità regista, che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete procedere come nel glitch dei vestiti, però io in questo caso ve lo faccio rivedere, ve lo spiego in maniera rapida. Andate su attori e selezionate il personaggio online che state utilizzando. Una volta selezionato, uscirete dalla roulotte, state 4-5 secondi diciamo nella schermata in cui vi metterà, insomma, non c'è bisogno che vi muoviate o facciate qualcosa, non c'è bisogno di fare niente. State 4-5 secondi, tirate la freccia in basso e tornate alla roulotte, ragazzi. Una volta che siete tornati alla roulotte, dovete andare sul menu PSN ed unirvi a un'attività di un qualche amico, un'attività di un qualche amico che può essere una taglia riscossa, una partita a freccette, una partita a golf, un cambio di look, tutto quello che vi farà comparire la scritta avvia GTA Online, ragazzi. Quindi una volta fatto questo vi comparirà questo messaggio, skippate questo messaggio. Una volta skippato questo messaggio fate ancora cerchio e selezionate personaggi speciali. In questo caso io selezionerò Jesus. Andiamo in personaggi speciali, selezioniamo Jesus. Una volta selezionato Jesus non accadrà nulla, ragazzi, vi scomparirà il menu. Dovete premere il tasto touchpad
e premere 5 volte la freccia in su e poi X, e poi un'altra volta la freccia in su e poi X, fino a trovarvi in questa situazione che vi sbagherà e sarete liberi di muovervi. Una volta fatto ciò, che cosa dovete fare, ragazzi? Premete il tasto Start online, andate al creatore e una volta che sarete nella modalità creatore, premete Start online nuovamente e andate in una sessione solo di invidi, come sto facendo io, come ho fatto io. Una volta che sarete nella sessione solo ad invidi, che cosa dovete fare? Andate nella immobiliare e andate a comprare i 3 appartamenti più costosi che abbiamo lasciato liberi da prima. Una volta comprati i 3 appartamenti costosi, li mettete al quarto, quinto e sesto posto, insomma, agli ultimi posti dove abbiamo comprato i garage più scarsi. Una volta fatto ciò, adesso andiamo a vedere gli altri passaggi che dobbiamo fare. Io intanto continuo a comprare questi appartamenti. Una volta fatto ciò, comunque prenderemo i soldi della permuta al prossimo riavvio di GTA Online. Però andiamo con ordine e seguiamo, insomma, l'ordine del glitch. Ok, ragazzi. Quindi, una volta che avete comprato gli appartamenti, che cosa dovete fare? Andate in vestiario e fate un giro completo di tutti quanti i vestiti che avete. Un giro completo fino a ritornare al completo che avevate. Poi, non lo so, fatene pure due dei giri, fate come cazzo vi pare. Basta che, comunque, vabbè, ritorniate al completo che avevate. Una volta fatto questo, che cosa dovete fare? Ve ne andate in garage e prendete un'auto, ragazzi. Io adesso vado in garage, vado a prendere un'auto. Vai in garage. Con la macchina. Quindi, quando saremo in garage, prenderemo un'auto qualunque, ragazzi. Non serve prendere un'auto specifica. Potete prendere una cazzo di auto qualsiasi. Uscirete dal garage. Un attimino, che qui ci mette un pochino a caricare. Quindi andiamo a prendere l'auto. Io prendo la carioletta qui, che è tanto carina, con le ruotine piccoline piccoline. Usciamo dal garage, arriviamo alla fine della rampa, giriamo per tornare in garage, scendiamo dall'auto, risaliamo sull'auto e ce ne torniamo in garage, ragazzi. Niente di più semplice, il glitch è abbastanza semplice. Ritorniamo nel garage. Una volta tornati nel garage, che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete ritornare nella modalità storia. Quindi andiamo con la freccia giù e torniamo su Franklin nella storia. Quando sarete liberi di potervi muovere, chiudete l'applicazione, ragazzi. Una volta chiusa l'applicazione, che avete questa schermata, o tenete premuto L1 R1 fino a che non vi comparirà la schermata di calibrazione schermo, oppure schiacciate in continuazione sempre L1 R1 fino a che non vi comparirà. Allora, a me per esempio funziona schiacciando ripetutamente, però a altre persone funziona solo tenendo premuti. Quindi, quando vi comparirà la schermata di calibrazione schermo, quella che avete appena visto, cliccate sì e lasciate che il gioco si avvii. Quando si avvierà il gioco e vi troverete nella storia con Franklin, avvierete una sessione solo in video e andate in online. Vi farà accettare i termini e le condizioni di Rockstar. Accettate i termini e condizioni di Rockstar, altrimenti non potrete loggare l'online. Una volta accettati i termini e le condizioni di Rockstar, sarete nell'online, ragazzi. Una volta nell'online, avrete la possibilità di vendere, diciamo, questi appartamenti che avete comprato, insomma, no? Allora, quando sarete nell'online, potrete vendere tranquillamente gli appartamenti che avrete comprato. Vi accorgerete del cambio, in pratica,
ma il nome non cambierà, ragazzi. Adesso andiamo a vedere come si svolge la cosa. Io adesso sono nell'online, scusate la lunghezza del video, quel caricamento non l'ho tagliato, volevo tagliarlo, però oramai è tardi. Allora, quando siamo nell'online, che cosa dovete fare? Aprite il telefono, andate sull'immobiliare e andate per comprare nuovamente i garage più scrausi, ragazzi, le proprietà più scrause. Allora, qui sembra che non siano state vendute, come avete visto, sembra che non siano state vendute, però io vi faccio vedere che le attività che noi abbiamo comprato effettivamente sono state vendute, perché mi darà una sostanziale differenza di prezzo quando io andrò a comprare le attività, cioè non le attività, scusate, quando andrò a comprare i garage, quelli più scrausi. Scusate, ma un attimo di rincoglionimento, che poi potevo fare anche economiche, però vabbè. Ok, quando io vado a comprare, ragazzi, adesso vado ad acquistare, vi renderete conto che dove ci sono i prezzi degli ultimi tre ci saranno 450.000 e cazzi e mazzi, insomma la permuta sarà maggiore di quello che dovrebbe essere, quindi avrete un rimborso sostanziale intorno a 1.400.000 dollari. Detto questo, ragazzi, potete ripetere il glitch più e più volte. Quindi a questo punto che cosa fate voi? Voi comprate le attività, quelle più scrause, come state vedendo mi dà 550.000 dollari, anche se in effetti il nome non è cambiato, il nome della diciamo del garage non è cambiato, però è cambiato il valore, ragazzi. Quindi fate bene attenzione a tutti quanti i passaggi del glitch, altrimenti non riuscirete a farlo. Anche se sbagliate solo un piccolo passaggio, tralasciate il fattore di cambiare gli abiti o tralasciate il fattore di uscire con l'auto e scendere e rientrare in garage, il glitch non vi funzionerà, ragazzi. Quindi fate bene attenzione a tutto ciò che vi ho detto e a tutti quanti i passaggi che vi sto elencando. Detto questo, vi faccio vedere un altro acquisto e andiamo a vedere che anche in questo acquisto vado a sostituire con l'altro garage e andiamo a vedere che anche in questo acquisto mi ha ripermutato parecchi soldini, ragazzi, 424.000 e rotti. E così anche per il terzo garage, potete ripeterlo questo glitch, non potete farlo tranquillamente da soli. Detto questo, ragazzi, vi lascio al resto del video, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti. Oh, nelle transazioni in banca dovrei vedere qualcosa, no? Transazioni non me li dà. Allora,